Auguri a tutti quanti voi, amici di YouTube, di Instagram, di Facebook, da Cropalati, provincia di Cosenza, nella casa di Michele Expert. Anche quest'anno una grande tavolata. Ci auguriamo che il prossimo anno sia per tutti quanti noi, per tutti quanti, migliore del 2023. Ogni anno diciamo sempre la stessa cosa, è vero, ma fondamentalmente bisogna credere sempre e sperare sempre in qualche cosa di meglio. Ma la cosa principale, quello che io ho capito, almeno nella mia esperienza, quello che ognuno di noi deve sollevare un po' le sorti, perché se aspettiamo il treno dei desideri, non sempre arriva puntuale. Quindi ognuno di noi deve necessariamente tirare il meglio di sé nelle difficoltà per riuscire poi in qualche modo a stare in carreggiata quando laddove qualche volta un po' di fortuna possa arrivare per tutti quanti. Ma la fortuna, attenzione, che è sempre il mestiere che si fa. La fortuna dura poco, poi il mestiere che si fa, forse è quella la vera fortuna alla fine. Adesso io vi espongo quello che ho cucinato, quello che ho preparato. Abbiamo i nostri prodotti locali, vale a dire, questo è il capocollo nostro locale, ancora si mantiene una meraviglia, il nostro prosciutto fatto in casa e la pancetta arrotolata. Potremmo mettere salsicce soppressate, tante altre cose, ma va bene così. Qua abbiamo anche i nostri ortaggi sott'olio, preparati in casa, la calabrese con tanti aromi. Abbiamo i pomodori secchi, quelli in sott'olio, i funghetti della Sila, i classici galluzzi, chiamate ramarie. Poi abbiamo anche le olive verdi schiacciate, aromatizzate alla calabrese. Abbiamo anche i pomodori verdi sott'olio, la sardella, ancora le grigliate di melanzane, quelle a filetti, peperoncini vari, la sardella. E qua abbiamo anche dei granelli di totano o calamaro, quello che è. Abbiamo gli anelli che sono stati impanati con doppia impanatura, un po' di gamberoni arrostiti alla brace, perché no? E ovviamente non poteva mancare il cappone. Questo non è un cappone, ma un grande gallo, quello che è, una grande gallina, un pollo di quello vero, aromatizzato con le patate a pasta gialla. E ancora all'interno è stato anche spalmato del burro con un po' di aglio. Sicuramente ho messo anche delle arance, succo d'arance, aglio, ovviamente rosmarino, origano, quello che serve, pepe nero macinato, una bella soglioletta anche alla griglia, perché no? Delle noci verso la fine, bevande varie. Ho preso una Coca-Cola, abbiamo anche questo moscato, una bottiglia di vino. Quest'anno l'ho comprato perché c'è stata praticamente assenza di produzione di vino nella nostra zona per motivi molto estremi. E ancora il piatto principe che ho preparato oggi è questi paccheri con baccalà alla calabrese, con pomodorini. Questa è anche un po' una ricetta un po' campana, ma anche calabrese. Oliva riganati, i pomodorini ciliegino, anche quelli gialli. Ancora un po' di porro è stato messo, dei capperi, olive nere, un po' di aglio, olio extravergine d'oliva. Si prepara tutto, un grande piatto molto molto saporito con tante sfumature. Beh, con questa ripresa io vi auguro un grandissimo fine d'anno e specialmente il prossimo anno che sia per tutti pace, ma specialmente sul piano economico, ecco, sulla ripresa economica, sul lavoro, che è la cosa principale, perché siamo liberi solamente se siamo autosufficienti, se no siamo sempre sotto qualcuno e siamo sempre schiavi di qualcuno. Grazie all'attenzione da Michele Expert.